Will be arriving shortly, Mr. President. Ciao a tutti ragazzi da Tales of a Gamer, io sono Chris e benvenuti questa sera alla nostra video recensione dedicata al titolo di level 5 Nino Kuni 2 Revenant Kingdom o meglio il destino di un regno se vogliamo tradurlo nella nostra lingua madre il titolo è uscito ufficialmente il 22 di marzo per piattaforme PlayStation 4 e per PC e il giorno dopo il 23 marzo in formato digitale e su entrambe le piattaforme, o meglio il 22 marzo su PlayStation 4 eh, e successivamente il 23 invece su PC. Il titolo si presenta in verità in eh, diverse confezioni, in diverse edizioni. Abbiamo l'edizione tradizionale, abbiamo un'edizione dedicata ad Amazon, una Prince Edition che contiene... All'interno anche eh, un puzzle come contenuto extra e una bellissima King Edition che è andata praticamente quasi del tutto a Ruba sia per PC che per PlayStation 4 che contiene dentro veramente dei pezzi molto rari, avete visto anche eh, il nostro unboxing dedicato di Nino Kuni 2, se non l'avete visto vi consiglio di andarlo a vedere perché ci sono all'interno veramente dei contenuti molto belli e veramente molto legati al titolo. Il titolo che peraltro è sviluppato prima di tutto dallo studio Ghibli graficamente, che ha una grafica veramente molto magica, dalla penna proprio dello studio Ghibli, e poi abbiamo anche la level 5 come eh, casa di sviluppo e prodotto poi dalla band Dynamico, così come il suo predecessore come avete potuto vedere all'inizio di questo video iniziamo all'interno di una storia che ha un che di misterioso perché proprio l'introduzione iniziale eh, della storia in se stessa di Nino Kuni 2 parla di due mondi paralleli ovvero abbiamo un mondo dove si concentrerà tutta la storia principale e il nostro mondo parallelo che nient'altro è che il mondo di tutti i giorni dove appunto potete vedere Roland Klein che praticamente è il presidente Presidente di una nota eh, regione, di un noto Stato del mondo reale che praticamente viene attaccato da questa testata nucleare e misteriosamente si ritrova ringiovanito all'interno del mondo di Nino Kuni 2. Eh, ci ritroviamo appunto all'interno di una roccambolesca fuga del protagonista, il vero protagonista che è il principe Evan Pettywhisker Felix. O meglio, tradotto in inglese Evan Pettywhisker Tildrum, anche se la pronuncia in inglese con la relativa traduzione non è il massimo purtroppo nella nostra lingua, ma questo lo vedremo più avanti. La storia praticamente prende eh, luogo nel momento in cui il perfido Ratoleon, ovvero il consigliere di corte del defunto re. Decide appunto dal via ad un colpo di stato per poter uccidere Evan Roland, il nostro protagonista che avete visto appunto nel filmato iniziale. È riuscito a salvare Evan grazie anche all'aiuto di Almina, ovvero eh, l'insegnante e tutrice di Evan. E da qui incomincia la storia magica di Nino Kuni 2 all'insegna proprio della favola e del divertimento. Perché? Perché Nino Kuni2 in verità eh, fa coincidere diversi generi all'interno di un solo gioco, non è unicamente un gioco JRPG. Perché Parlando dei combattimenti proprio nello specifico dove troviamo la differenza sostanziale rispetto al suo predecessore, non abbiamo più un tipico stile di combattimento a turni come invece era il primo Nino Kuni. Qui abbiamo un genere di combattimento action che inizialmente è stato criticato da molti non tanto per la componente d'azione quanto per la componente troppo semplicistica di quello che sono gli attacchi e tutta una serie di aiuti che vengono dati all'interno del gioco. Io personalmente trovo che questa, questo genere di critica non sia del tutto fondata, perché in verità Nino Cuni 2, proseguendo nelle profondità della sua trama e delle sue meccaniche, oltre ad offrire vero, tutta una serie di aiuti, permette al giocatore più o meno esperto eh, di potersi equalizzare proprio letteralmente, perché abbiamo un utile oggetto chiamato l'equalizzatore, permette appunto di. Calibrare la propria battaglia a proprio favore o sfavore, dipende che cosa volete selezionare all'interno del vostro gioco. Inoltre, c'è una componente tattica non indifferente nelle cosiddette battaglie campali. Perché è vero che il gioco inizialmente tende molto ad accompagnarci per mano nell'apprendere le sue meccaniche di base, ma nei capitoli eh, più avanzati della storia ci troveremo a doverci imbattere in cosiddette battaglie strategiche, chiamate appunto battaglie campali, in cui la componente tattica della nostra strategia gioca veramente un ruolo molto importante, e da qui appunto deriva eh, la mia considerazione sul fatto che appunto il gioco abbracci diversi geni. E non unicamente il genere JRPG d'avventura che invece una persona si aspetterebbe di trovare all'interno di Nino Kuni 2. Abbiamo parlato all'inizio anche della grafica del videogioco, perché la grafica, appunto, sviluppata dal magnifico magistrale studio Ghibli in verità fa immergere il giocatore all'interno di una vera e propria fiaba perché siamo in un mondo veramente fiabesco in una storia che letteralmente accompagna sia Evan che il giocatore in una crescita interiore personale veramente molto importante cosa importante però è anche la freschezza la modernità di questo genere di trama perché all'interno del gioco oltre a trovare molteplici riferimenti al precedente capitolo che fanno veramente tanto piacere specialmente ad una fan datata come me, troviamo anche all'interno, inizio a farvi un piccolissimo spoiler, diciamo così, sulla trama, anche se lo trovate già dalle fasi iniziali del gioco, il cosiddetto foglia libro. Il foglia libro non è nient'altro che la nostra trasposizione in genere narrativo e fiabesco di quello che per noi è il social più famoso di tutto il mondo, perché il nostro foglia libro ci accompagna durante tutta l'avventura permettendoci di vedere e di appunto leggere i commenti delle persone. Che seguono le vicende di Re Evan, di quello che diventerà Re Evan, con tutta una serie di eh, commenti e trasposizioni e fotografie all'interno di questo cosiddetto foglia libro. Ritornerei anche un istante su quello di cui ho parlato poco fa, l'equalizzatore, perché io lo trovo veramente un sistema ben riuscito e congegnato all'interno di un videogioco. Perché è vero che solitamente i giochi, specialmente i JRPG, tendono molto a darci un senso di eh, scalata graduale. O, meglio, noi partiamo da un livello base che può essere 1, 3, 5, fino ad arrivare ai cosiddetti livelli 100, 200, 300. Invece, l'equalizzatore ci permette di facilitare tantissimo le nostre battaglie, sviluppando il nostro gioco e il nostro metodo di gioco, salendo gradualmente di livello, ma spendendo anche i relativi punti per poter equalizzare letteralmente rispetto a quanti più o meno danni, o più o meno esperienza, o più o meno dorados vogliamo guadagnare all'interno del gioco. E lo trovo veramente un sistema ottimo e veramente riuscito. Il menu principale è caratterizzato veramente molto bene perché, di primo impatto, sembrerebbe che il menu abbia veramente poco, soltanto proseguendo all'interno dei capitoli della storia, troviamo un'enciclopedia veramente molto completa con. Un abbecedario, perché voglio proprio ricordare il primo Nino Cuni con questo termine cognato all'interno del primo capitolo: troviamo un abbecedario veramente ricco, un, una, un genere, una sorta di enciclopedia letterale. In cui abbiamo tutto il nostro comparto mostri e tutto il nostro comparto delle missioni spiegato veramente molto bene. Gli oggetti sono suddivisi in altrettanti categorie veramente eh, molto ben riorganizzate, affatto dispersive. Inoltre abbiamo la possibilità all'interno di questo secondo capitolo di poter equipaggiare fino a tre armi, cosa molto importante perché ogni arma gradualmente viene ricaricata e raggiunto il 100% possiamo soderare l'attacco principale che ci offre il nostro personaggio. Le cosiddette armi da mischia, che sono queste tre che noi possiamo impostare, vengono fiancheggiate per ogni personaggio da un'arma a lunga gittata, che per esempio per Evan si tratta nient'altro che la bacchetta magica con la magia che appunto Almina gli ha insegnato nel corso dell'inizio della storia. Altro comparto veramente molto importante è tutto il comparto delle side quest. Perché inizialmente il gioco vuole un po' fuorviare il proprio giocatore senza mostrargli effettivamente alcun genere di side quest, lo invita letteralmente a procedere all'interno di quella che è veramente una storia meravigliosa, senza però proporgli eventuali missioni secondarie, se non che voi vi volete fermare qui e là nel voler scoprire letteralmente centinaia di scrigni che ci sono. Sono sia nel mondo di gioco principale che all'interno delle location più specifiche. Soltanto più avanti, nei capitoli eh, successivi all'interno della storia, ci troveremo sommersi da tantissime missioni secondarie che ci aiuteranno a sviluppare quello che è il nostro regno, il regno di Evan. Ed è per questo che all'inizio ho fatto questa considerazione sulla storia e sulle meccaniche di gioco. Perché Nino Cuni si rivela essere non semplicemente una fiaba, una storia adatta veramente a chiunque ha voglia effettivamente di giocarci, ma è anche un percorso personale interiore del giocatore stesso. Perché noi accompagniamo e siamo noi stessi Evan nel momento in cui iniziamo questo meraviglioso gioco. Se vogliamo trovargli veramente dei difetti. Musica a parte che sono meravigliose, voglio proprio dare questo ultimo punto specifico eh, proprio di positività di questo gioco perché le musiche sono veramente meravigliose a partire dal main theme, se vogliamo invece proprio trovargli un difetto al gioco ho notato alcuni trascinamenti e alcuni scatti, alcuni lag all'interno specialmente degli spazi molto aperti, quali sono in, per esempio il mondo di gioco, addirittura arrivando anche qui e là sporadicamente a bloccare leggermente quello che è il gioco, ma si tratta di pochissimi centesimi di secondo, niente di veramente così rilevante rispetto a quello che è invece un Nino Cuni e la portata della sua storia. Il gioco veramente merita moltissimo sia sotto il comparto tecnico e grafico, o meglio più grafico che tecnico a questo punto, perché la grafica, ribadisco, è del magico, magnifico Studio Ghibli. Merita veramente tantissimo, anche a livello di gameplay, perché le cose da fare diventano sempre più grandi sempre di più partite con la main quest ed arrivate ad un certo punto nel gioco ad avere tantissime cose da fare il comparto dei personaggi è meravigliosamente caratterizzato quindi non vi ritroverete mai a conoscere un personaggio che sia un personaggio secondario o che sia un personaggio principale non vi ritroverete mai a pensare questo è un personaggio che non mi dice nulla ogni personaggio ha una caratterizzazione veramente meravigliosa una voce, un Doppiaggio veramente fantastici, purtroppo non posso dire altrettanto dei sottotitoli in italiano perché molte volte capita che il titolo, il gioco dica una frase e il sottotitolo in italiano purtroppo dica tutt'altro e questo effettivamente dà un po' fastidio. Un'altra cosa importante che invece vorrei farvi notare e rilevare è un nostro commento dedicato a la comparazione tra il primo Nino ninokuni e la maledizione della strega cinerea e il secondo capitolo invece il destino di un regno che sono due capitoli profondamente diversi tra di loro malgrado la grafica ovviamente sia molto simile perché nasce sempre dalla mano dei disegnatori dello studio ghibli magica ed è veramente unica però il primo capitolo credo sia stato un po da apriporta a quello che è invece oggi il destino di un regno perché raramente capita che un secondo capitolo Riesca a superare il primo a livello di grandezza e a livello di meccaniche appassionanti all'interno di un gioco. Però il destino di un regno è riuscito a superare in tutto letteralmente il primo, la maledizione della strega cinerea. Perché il primo con la storia di Oliver e di Luciconio veramente ci portò per mano all'interno del primo Nino Cuni facendoci imparare le meccaniche di base e alcuni termini che vengono ripresi anche all'interno del secondo capitolo. In verità, nel secondo capitolo, c'è un passaggio molto importante. Per cui non starò a farvi spoiler. Però eh, c'è un bellissimo omaggio alla maledizione della strega cinerea che ha fatto veramente molto piacere a me e farà veramente molto piacere anche ai fan del primo capitolo. Ovviamente come vi abbiamo detto le meccaniche di battaglia cambiano rendendolo un titolo non più un JRPG a turni ma viene reso un JRPG per stampo action ma anche a livello di storia il primo capitolo è vero che anche qui ogni personaggio era ben caratterizzato ma io Credo che Nino Cuni 2 possa rimanere nel tempo all'interno degli annali della storia videoludica proprio perché i personaggi e la storia di Re Evan viene molto più sentita empaticamente parlando rispetto a quella che invece era la storia di Oliver, perché purtroppo la storia di Oliver. Ha un clou altissimo, ha veramente un apice a metà della storia e purtroppo io credo che vada un po' scemando verso la fine, malgrado alla fine del primo Nino Kuni si mostri il mio personaggio preferito a livello di art design. Però purtroppo è anche vero che il primo Nino Cuni ha questi lacchi all'interno della storia che vengono ben compensati con la caratterizzazione dei personaggi e con la simpatia immancabile di Lucicogno e il suo accento prettamente romano. Però purtroppo il secondo capitolo o meno male in questo punto di vista riesce a superarlo perché ha una storia graduale che ci accompagna all'interno del proprio mondo coloratissimo e pieno di personaggi e di elementi che ci ricorderemo a lungo come per esempio anche i cioffi inquietanti ma anche molto simpatici da vedere durante una battaglia. Che invece, malgrado ci fosse tutta una serie di elementi legati prettamente alla magia e allo sviluppo di Oliver come persona, il primo purtroppo in questo caso non riesce a raggiungere il secondo. E in un certo punto di vista forse è anche un bene perché solitamente come vi dicevo il secondo capitolo non sempre riesce ad superare le aspettative del primo anzi solitamente il secondo viene sempre un po lasciato da parte viene sempre rimpianto tantissimo il predecessore in questo caso level 5 ha fatto veramente un lavoro magistrale e magnifico ed è per questo che io mi sento di dargli un bel 8,5 pieno perché malgrado diversi difetti a livello del comparto eh, tecnico del gioco perché come Abbiamo detto ci sono dei lag, ci sono magari dei trascinamenti anche minimi e sporadici che non danno però fastidio nel momento in cui effettivamente noi procediamo all'interno dell'avventura. Ma comunque ci sono, si notano, è impossibile comunque chiuderci un occhio e poi è anche vero che comunque un'altra pecca negativa è... È eh, il sottotitolato in italiano perché le voci sono veramente magnifiche, ma il sottotitolato purtroppo nella nostra lingua lascia un po' a desiderare. Tant'è vero che molte volte si nota proprio palesemente, anche per chi ha poche nozioni di inglese, che le frasi dette all'interno del doppiato in inglese non sono uguali a ciò che viene scritto all'interno dei sottotitoli. E questo per me è una pecca sostanziale perché chi effettivamente ama sentire la voce del doppiato e leggere, o meglio riuscire a far entrare, in simultanea sente questa discordanza ed ha effettivamente fastidio. Però la conclusione è che Nino Cuni 2 è un titolo veramente consigliato per tutta la famiglia perché è una storia magica di crescita interiore. Non soltanto come vi dicevo per il nostro protagonista Evan, che cresce assieme anche a quello che è Roland. Perché malgrado Roland rimanga una figura molto emblematica all'interno del mondo di Nino Cuni perché appunto proviene dal mondo reale, a sua volta, malgrado il ringiovanimento, riesce comunque a suo modo a crescere. Assieme all'amico e proprio re, quello che diventerà il proprio re, inoltre il mondo è veramente molto colorato, le musiche sono veramente magistrali. Il main team è veramente fantastico ed è veramente anche eh, molto toccante dal punto di vista dell'arrivo diretto al cuore di un fan. Inoltre, i personaggi, io sono certa, vi rimarranno veramente molto a lungo nel cuore e nella mente. Concludiamo in questo momento, allora, prima di tutto ribadendo l'8,5 meritatissimo di Nino Cuni 2, consigliandovi appunto l'acquisto delle limitatissime copie, alcune poche sono rimaste ancora, della King's Edition, eh, contenente appunto come dicevamo all'inizio, tutta una serie di gadget e di articoli veramente molto importanti che ribadiscono e sottolineano l'importanza del titolo. Io vi ringrazio per essere rimasti con noi, vi consiglio ovviamente comunque di recuperare il titolo perché è fantastico vi do appuntamento ai nostri prossimi highlights della settimana che come sempre andranno in onda il venerdì sera alle sette e mezza e invece il sabato sera in diretta con il nintendo special in collaborazione con nintendo switch e gruppo italiano ma vi do anche appuntamento alle nostre prossime dirette o video dedicati come questo alle video recensioni dei giochi che più ci piacciono grazie mille ragazzi e ci vediamo ancora su nino puni 2 ciao